L'eliminazione di una strettoia, due rotatorie su altrettanti nodi di traffico e l'ampliamento di un tratto stradale con realizzazione di posti auto di interscambio per i pendolari ferroviari. Sono le quattro nuove opere, 800.000 euro complessivi, per la sicurezza stradale che prepara la provincia di Genova, con specifiche intese per il cofinanziamento con i comuni interessati e presentandole alla regione nel bando dei fondi nazionali per la sicurezza. L'intervento più significativo riguarda l'eliminazione della strettoia sulla provinciale della Val d'Aveto che attraversa l'abitato di Borgonovo, nel comune di Mezzanego, vicino all'innesto con la provinciale del Passo del Bocco e che obbliga di fatto a transitare nell'antico borgo sempre a senso unico alternato. Si prevede la demolizione di alcuni manufatti quindi per i quali stiamo lavorando unitamente al comune di Mezzanego e unitamente anche alla sovrintendenza che ci deve dare autorizzazione a questa demolizione. I protocolli d'intesa sono propedeutici a regolare i rapporti tra le amministrazioni comunali e la provincia ai fini del cofinanziamento comunale, in modo tale da poter ottenere i finanziamenti regionali che sono inseriti in un piano nazionale della sicurezza stradale. Questo sistema prevede un cofinanziamento delle amministrazioni e un cofinanziamento della regione. Le due nuove rotatorie riguarderanno la provinciale 225 a Carasco e la 226 a Casella, all'innesto con la provinciale di Crocetta d'Orero e la ferrovia. A Carasco cercherà di eliminare o di diminuire una situazione annosa che era quella della presenza di un semaforo che creava delle rallentamenti significativi sulla viabilità. E già dalle sperimentazioni si intravede già una soluzione positiva, un miglioramento della fluidità del traffico stesso. Analogamente a Casella si andrà a realizzare questa rotonda che andrà a governare la 226 e con l'innesto diciamo, della strada che è la 3 di Crocetta d'Orero che arriva da Crocetta d'Orero. In aggiunta c'è anche la presenza dell'attraversamento della ferrovia Genova-Casella, quindi un nodo abbastanza delicato e che andremo a cercare di risolvere. Quarto intervento sulla provinciale di Giovia-Mignanego, dove sarà allargata la carreggiata di un tratto della strada e realizzati alcuni parcheggi per i pendolari che salgono in treno alla stazione di Piano Rialzato dei Giovi. In quel tratto c'è la zona di sosta per andare alla ferrovia, per poter accedere alla ferrovia di piano orizzontale, quindi diciamo gli utenti lasciamo le macchine magari anche fuori posto, in questo modo cerchiamo di riuscire a recuperare anche una decina di posti macchine in modo tale da avere maggiore sicurezza.